Buonasera, 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 uaiu, buonasera. L'Atletico del Cholo Simeone vince l'Europa League, l'Europa League. Ma io dico, fammi abbassare la tele che non sento un cazzo. Fammi abbassare la tele. Scusate, ma dico io, questa coppa qua, questa coppettina qua, ma fa davvero schifo. Ma fa così schifo che noi squadre italiane dobbiamo snobbarla. Fa così schifo che io dico, se noi domenica perdiamo contro la Lazio, l'anno prossimo facciamo l'Europa League. Dicono stagione fallimentare, è vero, però fare l'Europa League fa così schifo. Ok, non porta tanti soldi, però fa così schifo fare l'Europa League. Cioè l'Atletico Madrid è una grande squadra a livello europeo forte e non l'ha snobbata, perché se non la snobbava a quest'ora non era alzare la coppa. Invece in questo momento la sta alzando, quindi non l'ha snobbata. Cioè, Simeone come allenatore, che non è un pirla. Diego Costa non è un pirla. Griezmann non è un pirla, che ti fa una... T'ha fatto una doppietta lì. Quanti gol t'ha fatto? La tripletta? No, mi sembra che t'ha fatto la doppietta lì. Fernando Torres non è una pippa. Non è un coglione. Sarà vecchio, ma non è un coglione. Quindi, quello che dico io è che, perché gente di questo calibro, Diego Costa, Torres, Griezmann lì, molti altri, o Simeone come allenatore così, non la snobbano. Noi l'anno scorso, con gente come D'Ambrosio, Nagatomo o molti altri, l'abbiamo snobbata. Quello perché, ok, non eravamo forti, però un Berceva lo batti. Lo Sparta Praga, puoi anche batterlo, sia pur sempre l'Inter. Quello, comunque, vabbè, faccio i miei complimenti all'Atletico Madrid. E se è domenica, scusate, c'ho un sonno. Domenica io voglio vincere a tutti i costi per andare in Champions. Domenica. Ma però, se perdiamo, spero di no, l'anno prossimo questa Europa League, vediamo di giocarcela. Poi se andiamo in Champions, tutto un altro discorso. La Champions è più difficile, tutto, e sono convinto che ce la giocheremo. Ma se andiamo in Europa League, non dico di vincerla, ma almeno giocarsela, perché il Milan, ok, sarà uscita a calci in culo in Europa League, avrà fatto una figura di merda, però è uscita con l'Arsenal e con le squadre nel girone se l'è giocato il Milan. È quello che dico io. Che la Lazio,
Cos'è arrivata lì ai quarti, lì quando è cazzo è arrivata a un semifinale? No, beh, ai quarti mi sembra che è arrivata. Non mi ricordo dove se l'è giocata. Quindi, questo. Però, beh, io dico, cioè, non è una coppa di merda. L'hanno alzata grandi campioni. L'anno scorso anche Ibra l'ha alzata, anche se non ha giocato, quindi. Ma secondo me non è una coppa così schifosa da snobbare. Quello. Comunque, ragazzi, sempre un trofeo europeo. Se la vinci, vai in Champions. Mica come noi adesso che dobbiamo star lì al quarto posto, rifare tutti questi quarti, non pareggiare, ma vincere di qua e di là. Quello, ragazzi, invece lì ti fai la tua partita. Non sto dicendo che è più facile, però vabbè, invece di snobbare l'Europa League, se la vinci va in Champions, quindi io non lo vedo un trofeo così schifoso. Poi ognuno la pensa come vuole. Il mondo è bello perché ha variato. Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace e ciao! E mi raccomando, per domenica fuori i coglione.